Ciao amici e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi siamo alla Rese dei Conti del cambio della Thrustmaster TH8A. Ho avuto modo di poterlo testare in modo abbastanza approfondito, soprattutto nell'ultima settimana, e quest'oggi voglio condividere con voi le mie impressioni di questo accessorio. Ma prima di iniziare voglio assolutamente fare dei ringraziamenti. Prima di tutto a Luca Lazzarato che offre a SimDrivers questa coppa, d'accordo, per darla al vincitore del prossimo campionato Ferrari 488 GT3. E inoltre vorrei aggiungere ai ringraziamenti anche i ragazzi di 3drap.it, che vi invito ad andare a vedere il loro sito, che fanno, diciamo, accessori e stampe in 3D, perché offrono dei coupon di sconto per il secondo, terzo e quarto classificato. Per SimDriver è la prima volta che abbiamo la possibilità di poter offrire dei premi a quelli che si sono classificati, e quindi è un onore per me e volevo assolutamente ringraziare quindi Luca Lazzarato per questa bella coppa per il primo classificato e 3drap per i coupon di sconto per il secondo, terzo e quarto posto. Quindi ragazzi, spero che si possa fare ancora per il prossimo campionato. Intanto godiamoci questi pensieri, perché al di là di quello che è il fatto materiale, è soprattutto l'aspetto del pensiero, soprattutto che Luca ha avuto nei confronti di SimDrivers e del primo classificato. Quindi finito con i ringraziamenti, andiamo al sodo della questione, e quindi questo cambio TH8A della Thrustmaster. Allora, ve l'avevo presentato in questo unboxing settimana scorsa, e per chi mi segue anche ha avuto la possibilità di seguirmi per quanto riguarda la live in cui avevo posizionato quella bella webcam, non so se si vede, che inquadrava appunto il cambio, quindi questo bello accessorio della Thrustmaster, in cui insomma cercavo di più o meno cercare di utilizzare in un certo modo. Quindi la prima cosa sicuramente è che a livello di familiarizzazione è un prodotto che comunque apre le porte, nel senso che subito si ha a che fare con un cambio che è abbastanza familiare, e qui non penso di insegnarvi nulla. In termini di qualità vi ho già espresso il mio pensiero e non discosto assolutamente da quello che ho detto fino adesso, cioè che a livello qualitativo non si muove, il 90% di materiale di metallo, e quindi di conseguenza uno lo può utilizzare come vuole, nessun problema. Quello che mi interessa dirvi e condividere è cosa uno risente quando utilizza un accessorio di questo tipo, perché è quello che ci interessa, perché sì, a livello di materiali vi ho detto che è buono, quindi penso che basti e avanzi. Senza ombra di dubbio avevo sottovalutato questo accessorio, perché pensavo, ho detto vabbè, il cambio, basta quello, le levette, punto e basta. E invece ragazzi no, è un accessorio che dà veramente quel di più per sia il coinvolgimento e sia per il divertimento. Perché? Tecnicamente uno dice, vabbè, è un cambio, tu premi la frizione, passi la prima, la seconda e via dicendo. E non è proprio in questo modo qua, nel senso che sì, che meccanicamente è quello che succede, però cambiano i tempi, perché vi spiego, anzi non vi spiego nulla, lo sapete. Quando andate in strada con la macchina, per chi ha la patente, uno tranquillamente frizione prima, seconda, terza, ma ci sono dei tempi che sono completamente diversi da quando si fa guida sportiva, e qui sto parlando in generale. So che c'è gente tra di voi, magari pure piloti professionisti, e gente che per passione fa i track day e che va in pista a girare eccetera. In modo generale uno quando va al lavoro ci va tranquillamente, anzi le marce le passa al rallentatore, perché al lavoro uno solitamente non è che ci vuole sempre andare, comunque. O anche quando si passeggia, i tempi sono completamente diversi, uno si prende il tempo di premere la frizione, si passa la sua bella marcia, rialza la frizione e via. Quando invece si simula una guida sportiva, invece la tempistica è completamente diversa, e quindi i tempi di reazione devono essere diversi. Frizione prima, quando passo la seconda, via, passo la seconda il più rapidamente possibile in modo tale da perdere meno tempo, e questo diventa complicato perché bisogna adattare i tempi. Soprattutto per chi come me è abituato a passare le marce con le palette, in cui praticamente è istantaneo. Qui è diverso, l'azione del cambio lo fate voi, e quindi l'immersione è totale, soprattutto con quelle macchine che sono provviste di cambio manuale.
Cosa voglio dire fino a qua tutto sto discorso? E voglio dire che è veramente fantastico, perché uno deve riadattare il suo stile di guida rispetto a come era prima con le palette, e deve anche saper giocare con freno e acceleratore, il cosiddetto, soprattutto per le trazioni posteriori, tac e punto o punta tacco, come volete chiamarlo, in modo tale da stabilizzare l'auto, da ridare gas in modo tale da non perdere il posteriore. Io non sono pratico di questa tecnica, anzi vi rimando ad andare a vedere Carlo X perché lui è bravissimo. Ci ho provato, sono una catastrofe, ma pur non facendo quella tecnica lì, il fatto di dover riadattare il proprio stile di guida in base al cambio manuale è veramente qualcosa di spaziale. Uno dei giochi che mi ha veramente colpito è Assetto Corsa, perché realmente simula il cambio, nel senso che se tu non passi bene la marcia, sfolli, rompi il cambio. E la tempistica con cui inserisci, innesti la marcia è veramente molto importante. Un po' meno R-Factor 2 e Project Cars 2 addirittura non credo che sia ottimizzato per il cambio H, magari sono io che non ho approfondito. Poi mi sono fermato qua, mi sono molto concentrato su Assetto Corsa perché dato le live che ho fatto e il fatto che comunque è gestito molto bene il cambio H, secondo il mio modestissimo parere, mi sono veramente divertito a fare tutta una selezione di auto con il cambio manuale per vedere il comportamento dell'auto, ma soprattutto perché veramente uno quando prende veramente la mano a guidare in modo sportivo è un qualcosa di veramente interessante che duplica secondo me il divertimento, perché qui non è più la ricerca, ragazzi, del tempo, ma veramente la pulizia della guida, il fatto che comunque si è confrontati a guidare molte volte con una mano sola, perché a volte gli innesti sono in uscita di curva, le scalate, poi riprendere il volante, insomma c'è un impegno fisico, passatemi questa cosa qua, che prima uno non ha, clac clac clac, passo, scalo e via dicendo, è rapido. Invece qua no, c'è tutta un gioco di gesti che sembra essere naturale perché uno ha la patente e guida, ma invece su una postazione di guida è diverso. Poi vengono a mancare dei fattori qua familiari, quale quando uno guida sente i movimenti, sente il rombo del motore in un certo modo, insomma ognuno conosce la propria macchina, e anche il fatto di il passare la marcia a un certo regime di giri è un qualcosa di naturale. Sul simulatore c'è un tempo di adattamento che è quella specie di attesa che si ha quando un nuovo gioco deve arrivare, e mi sono ritrovato ad essere, diciamo, principiante utilizzando questo nuovo cambio, e mi ha fatto sorridere perché ho ritrovato quella sensazione di divertimento e di scoperta, e oggi rientrando dal lavoro avevo in mente solo una cosa: dai che vado a guidare con il cambio manuale. E trovo questa cosa molto interessante perché il coinvolgimento e il divertimento è davvero speciale. Penso che vi abbia detto un po' quelle che sono le mie sensazioni, le mie opinioni personali, e il fatto che comunque il dover cambiare un po' parecchio lo stile di guida, il fatto di andare a scalare, sentire la marcia, anticipare un pochettino tutto, veramente aumenta il divertimento. Non ho provato con il casco di realtà virtuale perché già solo la sensazione di passare il cambio con il casco deve essere qualcosa di spaziale, magari sarà occasione per me per fare un video. Quindi posso solo dire che sono veramente entusiasta di questo cambio, onestamente. E continuo a dirlo e ripeto, lo consiglio veramente, perché il prezzo sì è eccessivo per un accessorio così, però è uno di quelli che costa un po' meno. Veniamo alle cose negative, che poi è una sola. Questo cambio ha tre possibilità di configurazione, quindi il classico cambio ad H fino a 7 marce con la retromarcia sequenziale, si può utilizzare girandolo a 90 gradi come freno a mano. Qual è l'unico inghippo? Perché è un inghippo, solo sta cosa qua gli ho trovato, che in pratica bisogna smontare le viti e cambiare piastra. Questa è l'unica cosa che gli ho trovato come difetto. È un po' scocciante perché se devi passare da un gioco a un altro, ah, devo passare sul rally, aspetta, mi metto il sequenziale e via dicendo. Potrei dire che il brand Fanatec offre un cambio in cui basta spostare un selettore per poter ottenere cambio ad H o sequenziale in modo diretto, però costa mediamente 100 euro di più, anche 150 euro di più se non sbaglio. Quindi è il piccolo sacrificio che bisogna avere per avere un prezzo più abbordabile dello stesso brand, magari del vostro servo base come c'ho io.
Io non lo sconsiglio, anzi lo consiglio vivamente perché è veramente un accessorio che ne vale la pena. Qualitativamente, lo ripeto ancora nuovamente, è veramente eccezionale. L'unica pecca sono queste piastre. Ma poi quando le piastre sono montate, fa il suo lavoro in modo egregio. Quindi, ragazzi, sta a voi vedere e a tirarne le conclusioni. Io sono veramente soddisfattissimo. Non ho, penso, altro da aggiungere in merito a questo. Magari continuate a seguirmi in qualche live, cercherò di mettere in evidenza questo accessorio e soprattutto penso che quello che possa farvi veramente capire quanto è divertente è quando uno fa una live e un amico come Fabio Napolitano che ti chiede: Fabri, fai un server, voglio venire a girare insieme a te con il cambio manuale. E poi magari più tardi ne arrivano altri 10-11 a giocare. Non per forza col cambio manuale, ma vuol dire tanto comunque, ragazzi. Quindi io concluderei qui il video, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, spero che questo video e questa mia piccola recensione, le mie piccole opinioni vi siano piaciute. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, non esitate a lasciare un commento qui sotto, magari anche voi avete questo TH8A, magari mi dite cosa ne pensate. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. E vorrei ricordarvi che ho aperto un conto Instagram, simdrivers.com. .eu, quindi se mi volete seguire anche lì ci sono piccole anticipazioni rispetto ai campionati e alle varie attività e magari i video, qualche chicca, non esitate ad abbonarvi anche lì. Noi ci vediamo presto, da Fabrizio è tutto.